Eccoci dunque giunti a destinazione con il battello. Ora prendiamo il sentiero che in 20 minuti ci porterà al Giesbach, cascate del Giesbach. Una volta giunti qua, praticamente a destra si può andare alla funicolare, che è la funicolare più vecchia della Svizzera. Funziona niente poco di meno che ad acqua. Mentre di qua parte il sentiero a piedi. Ecco qua, questa è la salita che porta alla funicolare. Cerco di vedere se riesco a farvela vedere, al massimo comunque la potete vedere dalle riprese col drone che abbiamo fatto. Tra l'altro vi ricordo che oltre al primo canale esiste anche il canale secondario Rizzos Adventure Drone, dove potrete vedere tutte le riprese fatte con il drone appunto. Troverete qualcosa anche di esclusivo, in quanto non sempre faccio un racconto di tutti i posti che visito, ma magari in un'occasione o nell'altra qualcosa filmo. Ecco la funicolare che sta arrivando, porta 40 persone. Intanto sta arrivando un altro battello. Noi abbiamo optato per prendere il sentiero che ci porterà su direttamente all'hotel e alle cascate e ci arriveremo a piedi. Thank you.
siamo quasi arrivati, gente. Si comincia a intravedere l'hotel. Della funicolare e noi ce l'abbiamo fatta a piedi e adesso arriva il bello. Bene signori, ce l'abbiamo fatta, eccoci giunti all'hotel, ma soprattutto alle cascate Giesba. Stavo leggendo solo ora che non si tratta della funicolare più antica della Svizzera, ma addirittura la più antica d'Europa. E questo, come potete vedere, è il meccanismo che la fa funzionare. A questo punto andiamo a scoprire le cascate, ci andiamo proprio dietro, c'è un punto veramente dove si cammina dietro. Ed eccoci ai primi salti. Thank you.
siamo quasi arrivati dove si può camminare dietro la cascata e andremo a rinfrescarci un pochino. Eccoci, guardate, guardate che roba. Andiamo a prendere un po' di fresco. Anche per oggi spero di avervi fatto scoprire un luogo fantastico, da questo favoloso hotel e da questa cascata qui alla mia destra. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, ad attivare la campanellina e a mettere un bel like se il video vi è piaciuto. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti! Another day to live another fairy tale. It's another night to drink and then forget. Dusky twilight.